In quel tempo Gesù, uscito dalle regioni di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sottoputo e lo pregarono di porgli la mano. Gesù prese di disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: è fatta, cioè apriti. E subito gli salirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dire a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ecco, vedete, ogni fatto del Vangelo legge la nostra storia, la nostra storia personale, della famiglia, della parrocchia, della chiesa intera, del mondo. È una grande chiave di lettura che fa capire il rapporto che c'è tra noi e Dio. Allora vedete, c'è questo gruppo di persone, tra le quali è un sottoputo, una persona che non può parlare e non può sentire. Dal punto di vista della natura, questi due guai, la sordità e il mutismo, spesso, non sempre, ma spesso, vanno insieme. Ma l'orecchio non è fatto per essere sordo. È tutta una grande meraviglia di cose, è fatto in un modo, con i lobi, dove il suono deve andare dentro, poi ci sta il martelletto, il timpano, tutte quelle cose che raccolgono il suono, poi trasmettono attraverso il nervo al cervello, qualcosa di meraviglioso. Perché non funziona? Un è sordo. È lo stesso la lingua, la capacità di parlare, una cosa meravigliosa, le corde vocali, il linguaggio appreso da piccoli, l'udire ci permette di recepire dall'esterno i messaggi che vengono dalla realtà che esconde, dell'elaborare il nostro cervello. Il parlare ci permette di fare il contrario, dall'interno di manifestarsi agli altri. È una cosa meravigliosa. Ma come si può essere sordi e muti? Che croce, che realtà brutta, una cosa contro di natura, non deve essere così. Ecco la tristezza della malattia. Dio non ha fatto le orecchie per non sentire, Dio non ha fatto la bocca per non parlare, ha fatto la bocca per parlare e le orecchie per sentire. Eppure in questo poveraccio questi due sensi non funzionano. Conto di natura, la malattia. Quel poveraccio che stava così era isolato dal mondo esterno, non poteva recepire. Stava dalla strada, sentiva la macchina, no, non la sentiva, veniva acciaccata dalla macchina, era una cosa che la persona non poteva dire. Oggi i muti hanno un linguaggio con le mani sveltissime per parlare di loro. Se mi parla a me un muto con il linguaggio delle mani, chi capisce niente, non lo conosco. Voi lo capite? Come comunica il muto? Che umiliazione! È o non è una croce? La croce cosa significa? Un'invenzione del diavolo, piccicata da una persona per farlo tribolare. E il diavolo fa questo perché lui ha un progetto, spera che quella persona si ribelli a Dio, si arrabbi contro di Dio per dirgli: ecco, tu mi hai fatto cieco, muto e sordo, non posso, gli altri sentono, io no, gli altri parlano, io no, che grazie di Dio sei padre buono, dov'è che sei buono, non sei cattivo, perché ho questi difetti. Il diavolo vorrebbe questo, che noi, la nostra reazione al male è questa, quindi un male fisico per creare in noi un male spirituale ancora più grave, la ribellione da Dio. Guardate, è subdolo, il diavolo proprio striscia,
Perché il serpente è stato preso come esempio? Non è che il serpente è il diavolo. Serpente striscia, ti azzanna, ti mette veleno di morte come fanno le vipere, ti attacca quando meno te l'aspetti, è viscido, ti fa schifo. Perché spiritualmente la situazione è fatta così, da serpente. Allora, come ha reagito questo sordomuto alla sua sordomutezza? Come hanno reagito i familiari, gli amici, al fatto che gli hanno dato sordomuto? Non hanno aperto una speranza. Qual è la speranza? È che il sordomuto tornasse a sentire e a parlare. Ma tutta la scienza medica non è mossa da questa? La speranza è che il malato guarisca. Il desiderio che il malato guarisca, uno nel profondo desidera di guarire. Un altro nel profondo desidera che l'altro guarisca. Che non sia così. Come si può perdere questa speranza? Oggi, se fossimo a quei tempi, saremmo spiritualmente più indietro. Perché l'uomo ha fatto uomo, intendo in genere, ha fatto questo pensiero che facciamo da soli. Abbiamo la scienza medica, i medici hanno fatto miracoli, i cosi, i premi Nobel, la medicina, nel corso della storia hanno fatto progressi enormi. Facciamo che sia sempre più Dio. Si sta capendo che sempre, oggi abbiamo una scienza medica atea. Chi parla di miracoli? Quale medico prega per curare meglio i suoi malati? Qualche medico prega? Allora cosa succede? Se c'è una malattia che si può curare, con le medicine si porta dal medico, magari si fanno raccolta 100 milioni di euro, 100 mila euro per poterla portare in America dal professore in quella clinica, dove si fanno cose straordinarie. Ma se umanamente non si può fare nulla, finito. Tutti si arrendono. E noi preti, che siamo diventati i primi a non credere più nei miracoli del Signore, diciamo alla gente, coraggio che ci vuoi fare, bisogna rassegnarsi a volere di Dio. Ma perché volere di Dio? Il medico ha detto che non devo fare niente. Te l'ha detto Dio che non devo fare niente. Come fai tu a dire a una persona che non devo fare niente? Perché sei il primo che non ci credi che Dio possa fare miracoli. Perché dico che oggi è peggio di allora dal punto di vista spirituale? Perché a quei tempi quelle persone non persero la speranza e andarono da Gesù Cristo perché il sottoputo guarisse. Loro speravano che Gesù Cristo facesse tornare a sentire a parlare il sottoputo. Questa è la speranza. Quindi hanno sperato in un qualche cosa che umanamente non ti poteva più sperare. Loro non avevano mezzi per fare diventare un udente parlante e sottomuto. Però hanno pensato Dio può tutto. È un profeta potente in opere e parole, portiamolo da lui. Chi fa questo ragionamento oggi? Pochissime persone. La maggior parte perché crede e fatica. Comportarsi di conseguenza è fatica. Poi oggi ci sono battaglie spirituali tremende. Perché oggi in campo sovrannaturale c'è l'alternativa a Dio, che si chiamano animali, chi fa l'occultismo. Per cui ancora una volta basta che paghi e quella cosa avviene, perché ci sono dei poteri occulti che non sono di Dio, che la gente presume, che i maghi dicono, che ti danno quello che vuoi tu. Che fessi, il diavolo è un bugiardo, ti frega, ti promette e poi ti pugna dalle spalle. Però la gente ci crede e poi scatta dei meccanismi. Dice, cosa succede? Ma Dio, tu gli dici una cosa, chissà se te la dà. Sia fatta da volontà, allora non la mia,
bisogna fare come vuole Dio. Se Dio non vuole quello che voglio io, le persone cominciano ad avere dei conflitti in testa che dipendono dalla mancanza di fede. Poi dici, me lo dà magari tra 3 anni, a me serve subito. Poi me lo dà come dice lui, non come voglio io. O no, ma la cosa più facile, più immediata, ma lo subito, ti dice che te lo dà. E questa cosa di uno si sgancia da Dio, perché intendendo di sé non crede più che Dio è padre, che se padre ti darà la cosa che è meglio per te nel modo migliore, nel momento migliore, superiore a quello che crediamo che sia meglio per noi stessi. Chi è che crede più questo? Ecco perché spiritualmente si scende per questa scorciatoia. E per le persone che vanno anche a messa domenica, qualcuno per tutti i giorni, quando c'è un guaio vado al manico per risolverlo, e poi si scarica 10 volte peggio. Allora queste persone andavano da Gesù Cristo a portare il malato, il sottomuto. Oggi deve tornare a livello di popolo questa speranza del Signore che è morta, che Gesù Cristo può tutto, può guarire ogni malattia, siamo a quello delle malattie fisiche. Che cosa è successo? Gesù Cristo ha portato questo sottomuto da parte, dove nessuno lo vedeva, che lui già aveva il problema che qui non esiste, che troppa gente andava da lui, proprio per il fatto delle condizioni dei malati. Troppa gente. Allora lui doveva dire, basta, non dare testimonianza. Noi diciamo dei testimonianti che il Signore ha guarito. Gesù dice, non viene a nessuno. Il perfetto contrario. Perché non viene più gente mattina, se tutte le ore, da tutte le parti, si muovevano decine di persone. Non facevi tempo a parlare con la mamma, perché c'era una assemblea di persone che non si aspettava. Era una tremenda la pressione della folla su Gesù Cristo. Non c'era tempo né di mangiare né di dormire. Non si reggeva. Ma non c'è questo problema. Ma non esiste questo problema. I massi di folle che premono per avere una casa del Signore. Allora si porta quello da una parte e fa questa cosa. Gli mette le dita negli orecchi, gli tocca con la sua lingua, o schifo. Bene, quindi tutto questo faceva schifo. Che bella la cosa, il contatto fisico, il tocco, toccare. Gesù ti tocca nella parte malata, le dita negli orecchi che non sentono, la lingua sulla lingua che non sa e non può parlare. Touch, si dice in inglese, il tocco di Dio. Lì è il tocco di un corpo perfetto, le cui orecchie udivano perfettamente, la bocca parlava perfettamente. Tempio dello Spirito Santo, il luogo dove Dio si è reincarnato, la persona di Gesù di Nazareth, la persona storica. Questo corpo così santo e grande, ha toccato il corpo di un peccatore, malato. Allora in questo tocco, quello che apparteneva alla perfetta di Dio si trasmette al peccatore malato. Allora Gesù Cristo, quando lo tocca, perché è troppo bella questa cosa, guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, Efatà. Tre cose. Guardò verso il cielo. Perché? Guardò verso il Padre del suo. Vogliamo provare a interpretare che cosa poteva pensare quando guardò gli occhi, alzò gli occhi al cielo. Per esempio, poteva dire così, Papà mio, che facciamo oggi? Guardiamo questo sottomuto? Tu che dici? E quello, in spirito, sì, figlio mio, lo guardiamo. Voglio che guarisca. Allora,
Una volta ricevuta la risposta del padre, che è una cosa immediata, e mi sento un sospiro. Che potente questa cosa. Chi è il suo Spirito di Dio? Lo Spirito Santo. Gesù emise questo sospiro, emise lo Spirito, emise la potente della risposta del Padre verso quel malato. Terza cosa, egli disse, è fatta. Chi è la parola di Dio? Lui, Gesù. Il Padre nel cielo ha deciso la guarigione. Lo Spirito Santo stava lavorando, mandando Gesù Cristo sul malato, e lui, la parte sua, qual è la parte di Cristo? La parola. Ordinò, apriti. La parola apriti è la parola di Dio che abita nella parola dell'uomo. Non dobbiamo fare questo, noi siamo solo uomini, non siamo Dio uomo. Gesù Cristo era Dio e era uomo. Quando parlava, parlava Dio e parlava l'uomo. La parola di Dio nella sua parola umana. Quando Dio comanda, apriti alle orecchie sorde del sordo e alla lingua muta del muto, si aprono questi organi. Il comando di Gesù Cristo non ammette repliche. Il comando di Gesù Cristo non permette dei ritardi. Al comando di Gesù Cristo non si può opporre nulla e nessuno. Né una persona, né Satana in persona, Belzebul e Lucifero, tutti e tre messi insieme con tutte le schiere di demoni dietro a loro, né una malattia, né un evento, niente, perché la parola di Dio è la più potente che esista. E guarda quanto è bella. La Trinità tutta ha lavorato perché quel miracolo avvenisse. Questa cosa personalmente mi manda. Il Padre e il Figlio e lo Spirito lavorano sempre insieme per il nostro bene. Non litigano mai, non si dividono mai. Nessuno manca di rispetto all'altra persona. Nessuno ha fatto male nella lista di Dio. Stanno sempre uniti perfettamente. Perché su questa terra non avviene mai una cosa del genere? Tutti litigano. E se si... Questa è la Trinità. La Trinità è più forte della divisione. Lo spirito del male agisce come Diabalein, il diavolo, colui che divide. La Trinità è unita, non è intaccata dallo spirito del male. Nessuno la scioglie, nessuno la mai sciolta dall'eternità, nessuno la scioglierà mai per il resto dell'eternità. E la Trinità lavora insieme, e ognuno fa la sua parte ben specifica. Chi decide è il Padre, non è né il Figlio né lo Spirito. È lui il grande capo, è il Padre. Nessuno prende il suo posto. Gesù non si sente più piccolino perché io non posso mai decidere quello che devo fare se quello dice quel vecchio babbeo. Non dice mai cosa dice Gesù Cristo. È il Padre, che il Padre è più grande di me. E lui lo adora. E fa quello che dice lui. È lo Spirito Santo e la potenza di Dio al lavoro. Quello che rende il miracolo. Mi dice, ma è che sempre a me a fare i lavori, quindi sta a decidere se tu ti dico l'ufficio, io faccio la fatica, non lo dice lo Spirito Santo. Lui lavora e fa il miracolo, e ne fa meravigliosi. E così dice Gesù Cristo, la parola comanda, Dio disse sia nei cieli, e i cieli cominciano ad esistere. Dio disse, eccetera, eccetera, con la parola creato l'universo. Noi esistiamo perché Dio sta pronunciando il nostro nome attimo per attimo, minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno. Se Dio smettesse di dire Marco, se facesse ma, plac, voglio all'istante, perché non dà più esistenza.
È la sua parola che rende vivo. È la sua parola che rende vivi tutti quanti noi. È la sua parola che rende vivo l'universo. Quindi per Dio l'essere sordo e muto di quest'uomo, ma quale problema superiore alle forze umane? Quale guaio irrimediabile per Dio? La fesseria. I nostri guai per Dio, i più grandi, sono fesserie. Non sono tragedie come li chiamiamo noi. L'età ha agito, quell'uomo torna a sentire e a parlare. Meraviglia. La gente ha bocca aperta. Ma chi ha visto mai queste cose? Dove stanno oggi queste bocca aperta? Meravigliate. E dicono le persone, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Allora, questa cosa è importante per far capire a noi chi è Gesù Cristo, ci rivela la struttura della persona. Perché è importante questo? Se io so che Nicola è tifoso di che cosa, della Santa, di che cosa è tifoso? Di che cosa? Dell'Inter. Andrà mai Nicola a vedere la partita di Juventus con il Milan? Non ci andrà mai, perché il tifoso è dell'Inter, si gioca all'Inter, va dovunque ci va. Perché è fatto così, lui tifoso dell'Inter. Secondo come è fatto dentro, poi tu capisci come si comporta. È così. Allora, Federico Cristo è fatto come colui che fa bene ogni cosa. Tu sai come si comporterà quando incontra i guai. Hai incontrato il sottomuto? Mi potete vedere, beh, e chi se ne frega? Sei sottomuto, chiedi questo. Sono i tuoi peccati. Stai lì, muori sottomuto e sarai più santo. Se vengo a fare la fatica per te, per farti guarire. Poteva fare così Gesù Cristo? No, perché lui è colui che fa bene ogni cosa. Questo credo non lo sapete Gesù Cristo, lo scoprono vedendo come lui si comportava. Lo dicono dopo che lui ha guarito il sordomuto. Dalle opere si riconosce quello che l'ha fatto. Vogliamo modellare. Ci sono le attitudini. Quell'urlo di chi era? Di Munch. Mamma mia, quale brutto. Per pitturare una cosa così orribile, Munch, che c'aveva di dentro? Il male raffigurato in quella pittura. Per quanto è brutto. Per quanto è spaventoso. E poi il nostro punto di esordio. Ma se tu vedi un pittore che ti fa una natura bella, luminosa, gioiosa, ti dà gusto vederla, ti trasmette pace, ti trasmette armonia, ti trasmette ordine, ti trasmette equilibrio. Allora quel pittore non poteva stare in crisi depresso, stava bene, altrimenti non faceva una cosa così bella. Quello che c'è dentro riflette nelle opere fatte. Questo vale per la pittura, vale per la scultura, vale per la commedia, vale per i film, vale per... Gesù Cristo, guardando le opere, vedi, ma questo fa bene tutte le cose. Esempio semplice. Quando un motore si rompe, la macchina lo portiamo al meccanico. Il meccanico, per definizione, è quello che ripara i motori delle macchine. Non esiste il meccanico che sfascia i pistoni, spezza la cinghia di trasmissione. No, esiste il meccanico che ripara la cinghia di trasmissione, se suonata, la cambia e mette una nuova, il pistone se rotto lo cambia le fasce, mette a posto il motore e la macchina riparte. L'identità, l'io profondo del meccanico è quello che ripara i motori.
ci stanno certi ragazzi che quando stanno, ricordo uno che era chirurgo, dice, ma perché hai fatto questa scelta? Tu non ci crederai, io fin da bambino desideravo fare il... E quando raccontava che lui, cioè, nel pollo, nel pollaio della famiglia, c'era un pollo che aveva una escrescenza, una specie di cista esterna, attaccata con un peluro nel corpo. Lui ha fatto il vento chirurgico da bambino, l'ha tagliato e la cosa brutta doveva stare via. Questo fin da bambino doveva fare del bene curando gli animali, crescendo da parte dottore. Allora l'ha fatto per vocazione questo, perché si sentiva così fin da piccolo di fare questa cosa. Gesù Cristo, nel suo io interiore, è colui che fa bene tutte le cose. Incontra il sordomuto, lo fa sentire e parlare. Incontra il cieco, lo fa vedere. Incontra lo zoppo, lo fa camminare. Incontra il peccatore, gli fa smettere di peccare, gli fa fare cose buone e sante. Incontra uno che odia, lo fa perdonare le persone che odia. E così. Incontra l'avaro, Zaccheo, gli fa donare i soldi ai poveri. Questo fa Gesù Cristo. Fa bene tutte le cose. Perché lui dentro di sé è fatto in questo modo, che fa bene tutte le cose. Capite questa? Questa è una rivelazione per Gesù Cristo. Quindi Gesù è attivo, vuole lavorare per il nostro bene, si deve fare per mettere a posto le cose. Lavora perché ogni cosa torni al suo posto. Non so se siete convinti di questo. Se in ognuno di noi Gesù è questa persona, dire che Gesù Cristo è colui che fa bene ogni cosa è una professione di fede, è il credo. Io credo che tu, Gesù, fai bene tutte le cose. Saremo in grado di dire questo a Gesù Cristo? Guardate poi che razza di roba. Gesù, ricordate come si rivelò Dio, Yahweh, ad Abramo. Io sono Yahweh, colui che era, che è e che sarà, o che viene nella stessa cosa, cioè passato, presente, futuro. Presente, Gesù Cristo è colui che fa bene ogni cosa in me, nella mia storia, nella mia vita. Passato, Gesù Cristo è colui che ha fatto bene ogni cosa nella nostra vita. Potremmo dirlo tutti questo, convinti che è così? Qui Martini di Curo c'è una famiglia che ha perso il secondo figlio in un incidente stradale. Il primo, l'anno scorso, con una disgrazia assurda, lui stava lavorando col muletto per mettere a posto una finestra di un capannone. La seconda figlioletta, giocherellando, è andata a premere un bottone nel quadro di comando del muletto, ha fatto cascare il padre da circa 3 metri, il quale è sbattuto male, c'è andato con la testa nella parte posteriore, gli è sfondato il cranio e è morto da lì a poco. Questa famiglia ha perso con 2 disgrazie tutti e 2 figli. Può dire tu hai fatto bene tutte le cose? Al passato? Gesù Cristo come poteva credere all'amore del Padre? Tu mi ami e io sto morendo dissanguato con i chiodi dentro le carni
con la corona di spine che quei delinquenti prima hanno messa e poi non me l'hanno tolta, la domanda crocifisso, ce l'hanno ancora lasciata, per farmi soffrire di più. Credere all'amore di Dio, soffrendo così, lo ha fatto. È per questo che Dio, attraverso Gesù Cristo, ha potuto fare una cosa immensa: togliere il peccato dal mondo. Gli ha potuto chiedere tutto, perché Gesù Cristo credeva così totalmente, e di conseguenza lo poteva usare per un'opera infinitamente grande: togliere il peccato del mondo. L'opera per la quale c'era il prezzo più grande da pagare. Quando muore una persona giovane, ragionamento umano, ma aveva ancora tanti anni da vivere, 30, 40, 50 anni, scomparsi così su un attimo, non è giusto, poteva. Allora, chi di noi conosce le trame interiori della storia degli altri? Chi di noi conosce come sarebbe sviluppata questa storia, il futuro di una persona? Chi di noi conosce, ricordate quando Lucia a Fatima, raccogliendo le richieste delle persone, presentava i malati alla Madonna, diceva: bella signora, dice, guarisci Franca, Antonio, e diceva: Franca la guarirò, Antonio la guarirò, Giovanni invece no. Perché? Perché userebbe male la sua salute. È meglio per lui perdere la vita del corpo, ma non perdere la vita eterna. E quello moriva, senza guarigione, e gli altri guarivano. Chi è che conosce queste cose? Solo Dio. Se fa così, c'è un motivo. Quando è allora che a noi le cose si rimettono? Quando noi, avendo scoperto che Gesù Cristo fa bene tutte le cose, quando ci capita una cosa che ci fa soffrire e non la capiamo, invece di dire perché mi fai questo, diciamo: tu, siccome fai bene tutte le cose, un motivo l'avrai che io non so. Poi quando vengo di là pure io lo capirò. Ma per adesso, nel mistero, ti dico amen, sia fatto così, anche se fa male, perché tu fai bene tutte le cose. Chi è che fa questo? Allora, il passato: hai fatto bene tutte le cose, Signore, nella mia vita. Futuro: tu farai bene tutte le cose per me e per gli altri, perché sei fatto così. Una cosa cattiva non la sai, non la puoi, non la vuoi fare. Farei bene tutte le cose nel mio futuro, mi porterai per una via giusta. Quello che mi succederà, che sei tu che lo vuoi, però se uno in futuro se lo fa da solo, se uno si fuma 3 pacchetti di Marlboro al giorno e poi gli piglia il tumore ai polmoni, può dire: perché mi hai fatto venire il tumore ai polmoni? Può accusare questo Dio? No, la colpa è la tua, che ti sei fumato 3 pacchetti di Marlboro al giorno. Ma se la cosa viene veramente da Dio, è una cosa buona. E questa è la chiave di perché San Paolo dice: tutte le cose concorrono al bene di coloro che amano Dio. Fa bene tutte le cose. Ma vi rendete conto? Gesù guariva tutti i malati. Le persone che li portavano, li guariva tutti. Primo stadio. Questo è la stessa cosa, se vi ricordate, del miracolo del pane e del vino, del pane e dei pesci, che Gesù ha fatto mangiare tutte quelle persone col miracolo, ha fatto una cosa buona perché ci ha mancato tutti quanti la gente, poi ha annunciato una cosa ancora più grande. La cosa più grande di questo miracolo qual è?
tutti sei stati presenti a tanti battesimi, sì o no? L'ultimo rito che fa il sacerdote sul bambino che viene battezzato è toccargli le orecchie, toccargli la bocca e dire la parola Efphatha. Perché il bambino non è un sordomuto, però il bambino battezzato in forza del battesimo ricevuto, cioè dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo, diventa capace di udire Dio che gli parla e di parlare con parole di Dio agli altri. Ma quello ancora non sa parlare, crescendo, parlerà così. Udire Dio che parla, i bambini lo capiscono, Dio che gli parla. Da bambini, ma lo capiscono. I bambini hanno un'attrazione al sacro, che tu rimani a bocca aperta, come mai? È andato a fare ciao a Padre Pio, oppure lì, chi gliel'ha detto, chi gliel'ha insegnato, è andato da solo. Dici, ma perché la statua c'è colorata? Qualcosa l'ha spinto e lui è andato lì a fare quella cosa. C'ha un intuito, un'attrazione per il soprannaturale che non si capisce con il cervello. Gli viene dal battesimo, che in lui agisce in questo modo. La capacità di sentire Dio che parla, quale adulto ce l'ha? Quante volte io prete, faccio l'omelia, cerco di metterci il meglio che posso, spiegare gli esempi, eccetera. La gente è ora del pranzo, questa sta ancora a chiacchierare. Perché la persona non interessa di ascoltare Dio che parla, gli interessa il pranzo da poco. Perché? Perché sordo spiritualmente. Quelle parole, per quanto il prete possa fare una omelia ben applicata storicamente la citazione, non gliene importa niente, cioè, ma non lo toccano, sono parole che volano parecchi metri sopra la persona e non dicono niente a nessuno. Ma ripeto, è perché la persona è sorda spiritualmente, non è capace di sentire. Tante volte le omelie sembra, chi è che non è stato in montagna? Allora, se uno sta in cima al dirupo lì e quell'altro sta sotto col prato, alleluia! E quindi si cerca di urlare, e quello sta sotto, non sa che quello sta sopra, sente una confusione. E quello, ancora più forte per farti sentire, ma questa così lontano, così. E arriva qualche cosa che è indecifrabile, non capisce niente e continua a fare quello che... E quella porca, come faccio a farmi sentire? Dio ci urla dal cielo la sua parola, non capiamo niente, perché siamo sordi spiritualmente e ci perdiamo tutto quello che Dio ci vuole dire, che è meraviglioso, che è grande, che è potente, che è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Quando uno guarisce e comincia a sentire Dio che gli parla, che meraviglia, che bellezza, che grandezza, che profondità, è meraviglioso. E così parlare. Fateci caso. Ognuno di noi in genere parla negativo, il governo ladro, le tasse, tutti corrotti, la chiesa, i preti pedofili, il Vaticano con la massoneria, tutti corrotti, tutti così, il vicino di casa col cane che abbaia, siamo in grado di dire sempre il male di tutti. Guardate i film, in televisione, allora, se un film d'azione... Minimo ci stanno 100 morti, chi sbudellato, i proiettili tutte le parti, il sangue che schizza tutte le parti. Se un film, il genere della commedia, zozzure di sesso a tutti, dice, la verginità prematrimoniale, le zozzure di tutte le categorie, tutti i generi, proprio il perfetto contrario dell'avviamento di Cristo e della Chiesa. Cioè, dove sta un film che dà un messaggio positivo? Il nucleo del messaggio che dà il film è il male, intorno al quale girano tante altre cose.
Se è un poliziesco, il film finisce bene quando il poliziotto ammazza il serial killer. Ma quello è un risultato buono per il Signore? Il Signore vuole che il serial killer si converta, magari si fa frate, si fa eremita, nasconde i suoi peccati. Ma che il poliziotto ammazzi il serial killer non è un buon risultato per nessuno, nel punto di vista del Signore. Dio non vuole la morte del peccatore, ma il peccatore si converta e viva convertito. Questo è il suo obiettivo. Allora, che cosa presenta il film che il poliziotto riesce con azione a ammazzare il serial killer? È un messaggio negativo, cattivo, che bisogna uccidere il cattivo. Quello che lo uccide, una volta che ha ucciso il cattivo, diventa assassino lui e diventa lui cattivo. Non è il buono che uccide, che buono uccide? Gesù Cristo, Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Non è il messaggio del Vangelo quello, che vinca il buono uccidendo il cattivo. È la conversione l'obiettivo del Signore. Allora vedete, il linguaggio del mondo è sempre il male, il male, il male, il male. Guarda, mi sono arrivato a un punto per me vedere il telegiornale, per forza perché deve essere aggiornato le cose, e vabbè, ma vedere il telegiornale comporta un peso spirituale che se non ti aggrappi a Cristo rimane distrutto spiritualmente, dopo il veleno di 50 notizie negative, una peggio dell'altra. Come fai a sopravvivere? Spiritualmente parlando. Come fai? Ci vuole proprio la potenza dello Spirito Santo ad esistere un'azione negativa del male che viene detto. Perché solo il male fa notizia. Ecco, se a Martinsicuro viene ammazzata una persona, ma è stato ucciso Martinsicuro, tutti i giornali dicono la notizia. Se nella parrocchia di Sicuro si distribuiscono i pacchi viveri per i poveri, a chi interessa? Chi gliene frega? Anzi, qualcuno dirà male, ecco, vedi quelli, vanno a lavorare, il lavoro non c'è. Non interessa a nessuno. Il male fa notizia, il bene non lo fa. Allora chi raccoglie le notizie raccoglie tutte le cose negative. Chi è che parla con parole di Dio? Oggi c'è un mutismo spirituale. Nessuno sa parlare trasmettendo l'amore agli altri, trasmettendo Dio agli altri. Mutismo spirituale. Non parliamo di quando San Paolo disse, qui ho fatto un'idea di questo tema, che a Dio è piaciuto attraverso la predicazione, ha fatto questa scelta di salvare il mondo attraverso la predicazione dell'Evangelo. Con la parola possiamo salvare il mondo, salvare le anime, annunciando il Vangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, ed è risorto dai morti, secondo le scritture. Chi annuncia queste cose? Guardate, oggi esistono dentro la Chiesa impedimenti, questo che vi ho detto, che oggi nel campo dell'evangelizzazione si dice così, che l'ideale è che, siccome tutte le regioni vogliono la pace, allora convivere insieme con le altre religioni. Però per convivere insieme con le religioni, per esserci pace tra le religioni, bisogna che ognuno non calpesti più dell'altro. Come posso dire agli islamici, Cristo, per far diventare qualche islamico cattolico, credente, quelli dicono, come ti permetti? Allora tu mi fai la guerra, mi vai a rubare i discepoli miei. Non puoi fare questo. Questa azione da loro è chiamata proselitismo. Noi la chiamiamo evangelizzazione. Per loro è proselitismo, una cosa negativa. Allora, perché le religioni convivano bene insieme, nessuna deve calpestare i piedi alle altre. Non bisogna evangelizzare più. E in tante parti si fa questo. Non si evangelizza più. Ma se Gesù Cristo ha detto andate e predicate il Vangelo a ogni creatura, sottinteso anche se credi in un'altra religione, fate discepoli, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché questo messaggio del Vangelo è per tutti, perché la chiave di salvezza è per ogni essere umano. Come si fa a tacere questo?
Se si tace questo si chiama mutismo spirituale. Nessuno ha dire niente di buono agli altri. Non c'è un annuncio da dare verso nessuno. Perché questo? Allora, Gesù Cristo, a chi è sordo perché non può ascoltare la parola di Dio, a chi è muto perché non può parlare e trasmettere l'amore attraverso le sue parole, non può trasmettere il Vangelo, fa il miracolo di diventare udente e parlante. Questo è il suo obiettivo per noi. Basta, dice, di mutismo spirituale, basta di sordità spirituale. Tutti dobbiamo essere udenti quando Dio ci parla, tutti dobbiamo essere capaci di trasmettere la parola di Dio agli altri. Questo è l'obiettivo del Signore per noi. Bene, detto questo, possiamo pregare perché questa cosa si realizzi. Se facciamo una preghiera per la guarigione, bisogna che facciamo come hanno fatto quelle persone. Portiamo a Gesù Cristo, non a Don Marco, di Don Marco deve essere incaricato. Io sono un povero peccatore come tutti. Portiamo a Gesù Cristo il malato perché guarisca. Portiamo a Gesù Cristo la nostra sordità spirituale, il nostro mutismo spirituale, perché diventiamo persone che udiamo e parliamo. Portiamo a Gesù Cristo quella cosa che umanamente non è possibile fare, quel male che umanamente non è possibile risolvere, perché Lui lo risolva. Lui ha potere di fare questo. E di farlo questa sera. Mi ha fatto subito il Signore al sordomuto. Fallo, Signore, stasera stessa per le persone che hanno bisogno. Ecco, allora, qui i mali possono essere le malattie, le stagioni del maligno, malefici, fratture, tutte le cose che succedono nel mondo di oggi, i peccati, i vizi, i disastri delle famiglie, quello che sia, quello che è il male, quello che ci mette in croce, quello che l'opera del demonio per distruggerci. Chiediamo che Gesù Cristo lo trasformi in bene, che nei crocifissi lavori la potenza di risurrezione del Signore che esce dal sepolcro, vincitore sul male. Questo deve avvenire.